Mi chiamo Francesco Mascioli e sono un esploratore del paranormale. Fammi sentire la tua sofferenza in qualche modo. Nel lontano 2018 do vita al TPE, un gruppo di investigatori dell'ignoto, il quale il nostro scopo è di catturare strani fenomeni spiegabili. Guarda, sono le ragazze! Insieme al mio cameraman, giriamo per tutta Italia, alla ricerca di luoghi abbandonati e infestati, su cui svolgere indagini paranormali. Che cosa è che l'ha inventato? Chi è? Che cosa c'è dopo la morte? Per scoprirlo, venite con me. Ci troviamo in un ex monastero abbandonato, dove misteri e leggende parlano da sé. Strane presenze circolano di notte e segni di riti satanici sono ben visibili. Porca puttana! Che cazzo è? Cosa si cela all'interno? Per scoprirlo, venite con noi. Chi l'ha respirato? Hai sentito? Cos'è? No, qui, no, lì, qui. Ah, era mio lì. Ma adesso era fortissimo, tipo. Ragazzi, benvenuti come sempre a un nuovo video del TPE. Oggi, anzi, o meglio, stasera, siamo venuti ad indagare in questo convento abbandonato. Che dire? Si prospetta un posto molto tetro, interessante, molto inquietante perché abbiamo già esplorato questo posto. Sì, è molto... E le sensazioni non sono tanto belle, soprattutto in alcune zone del convento. Sì, se ti senti quasi osservato. Zona clausura, si sente una pressione allo stomaco particolare. Sì. Senti che c'è qualcosa comunque di... E lo sotterraneo ce la siamo lasciati per dopo. Sotterraneo che non ci siamo stati. No. È la parte forse che, diciamo, ci sono più tante leggende legate a quel sotterraneo e c'è tanta gente che dice che è scappata a gambe levate. Per questo andiamo un attimo con i piedi di piombo e ce lo lasciamo per dopo. Adesso... E poi ovviamente si dice che hanno fatto dei visiti. Vabbè, quello per come forza di cose. In tutti i posti particolari. Ma sicuramente, tanto dopo chiederemo a chi c'è qui per darci questa conferma. Quindi mi raccomando, seguiteci, mi raccomando, iscrivetevi a questo canale e commentate il video e adesso iniziamo l'indagine. Sì. Iniziamo adesso l'indagine, abbiamo il nostro RF a portata di mano. Siamo pronti per iniziare l'indagine esattamente da chiostro, che è la parte centrale del convento. A parte qualche rumore strano, già sì, di là. Inizia. Più che rumori sono sospiri, passi, frusci, suoni. È tutto un mix di cose che rendono l'atmosfera piacevole, piccante al punto giusto. Ecco. Allora, c'è qualcuno qui con noi? Qualche frate? Qualche suora magari. Se sei qui in questo chiostro, puoi per favore far frusciare le foglie? Come facevi prima quando ci guardavi? Un fruscio. No. L'ha fatto. Lo puoi rifare? Sì, tu cos'era la voce lì? L'hai sentita? La voce là dentro. No, come se qualcuno parlasse, proprio la voce. C'è qualcuno qui con noi? Qualche buon frate che vorrebbe parlare con noi? Cos'era? Sì. Passi. Alla telecamera. Qualcuno è uscito. Ho brividi. Ok. Qualcuno è entrato e è uscito. Qualcuno è entrato e è uscito. Fatti sentire, fatti vedere, dai. Sappiamo che c'è qualcuno qui. Siamo venuti tanti anni fa qua a indagare e sappiamo che c'è qualcuno. Mi ricordo che mi avete pure preso per il braccio.
Hai sentito? Sei uscito. Qui. Dai, fatti sentire. Non vogliamo darvi fastidio, volevo solamente comunicare. Con le presenze possibilmente buone. Stavamo uscendo esattamente da quella porta per dirigerci nel chiostro e erano davanti io, come al solito. E niente, praticamente stavo per uscire da qui, ho sentito un... Da là, no? Sì, immagina come se qualcuno corresse e avesse sbattuto o comunque strusciato nella porta. Ovviamente non con i piedi, però. Che c'è? No, 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 oh, lì c'è qualcuno, non è possibile, bimbi. Non ci sono voluto andare oggi. E chissà come mai non ci sono voluto andare. Andiamo a vedere. Si è affacciato qualcuno, si è affacciato un'ombra. Va bene, andiamo a vedere. Io non ci vado a vedere, faccio andiamo, lì a vedere, che cazzo. Cos'è? La luce. C'è qualcuno? Si può? Spero di sì, Guarda tantissimo. Ok. Io ci sono mai entrato qua dentro. Ma sì, no? Oh, l'RF, l'RF. Si vede cosa si dice. Guarda, qui ci sono le piante dei mosaici. Guarda. Porca puttana. Se sei qui, esattamente in questo punto qua dove siamo noi ora, puoi far illuminare quello strumento? Per favore, fai illuminare lo strumento. Di più, fino al rosso. Lo hai fatto fino adesso, fallo anche ora. Ci daresti la conferma che sei qui, per favore. Eri tu che mi hai inseguito nel corridoio? Guarda se non vado a succedere anche. Ritorniamo qua nel chiostro. Faresti un rumore? Fruscia le foglie, fai frusciare le foglie. Non ci sto tanto. Dai, un bel rumore per dare la prova che ci sei o ci siete. Queste erano stanze. Sì, probabilmente erano magazzini. Oppure ci stavano dei letti. No, no, quindi c'è la mensa. Appunto, magari lì sopra invece della mensa c'è il letto. No, guarda allora, quell'altezza lì, dai. Te ti immagini il frate che si alza e dorme lì. Qua facevano il vino, là, cosa c'era? Sì, questo penso fossero dei catini. Ma da bello il soffitto. Spezie, forse per... Si è mantenuto bene, con tanti pipistrelli. Sì, il soffitto sembra nuovo, guarda, ancora. Questo è stato... C'è qualcuno qua che vorrebbe parlare? Quindi? Vogliamo solamente sentirvi. Vogliamo solamente sentirvi. Secondo me al piano di sopra ci avremo più rischio. Ma sai cosa? La parte bassa è più tranquilla. Sì. C'è la più attività di là. Sì. Cioè sopra. Infatti sopra la si va. Secondo me si sente molto di più. È da prima che da sopra non è tranquillo. Sì, sì, infatti c'era qualcosa di strano. Dopo voglio fare la domanda. Andiamo sopra. Ma tanto qua alla fine è un chiosco, cioè ci passavano ma stavano più che altro sopra. Allora adesso ci stiamo dirigendo. Sta registrando? Ci stiamo dirigendo al secondo piano. Sì. Di qua. Sì, che alle mie spalle c'è la scala laggiù in fondo. Dal lato dove io ho preso un bello spavento. Sì, vabbè. L'ultima volta. Ok ragazzi, ci stiamo dirigendo al piano superiore perché qua sappiamo che era molto tranquillo. Mentre la parte più interessante è sopra. Dove so? Eccoci. Qui c'era la biblioteca e tutte le stanze, le frati. Vedete? Quella faccia disegnata fuori dalla porta è bruttissima, sembra Gollum. Cos'era? Non lo so.
Ho visto come qualcuno affacciarsi. Le qua nell'ultima stanza. Lasciamo gli zaini. C'è qualcuno? Mi fate sentire, per favore? Guarda, tiro fuori lo strumento che avevo prima. Questo qua con le lucine. Con l'antenna. Se ti avvicini, si illumina. Provaci, per favore. Toccali o passaci davanti. Basta che interagisci con loro. Dai, fatevi sentire o vedere, dai. Sappiamo che c'avete... C'avete energia. Sa che c'è qualcuno lì. Sa che c'è qualcuno lì. Sei nella stanza? Sei entrata nella stanza? Una folata di ghiaccio improvvisa. Voi avete sentito freddo? No, ora qui no. Io ho fortino, ghiaccio, appeso. Dai, fammi sentire dove sei. Forse qua. Io guardo. Stanza numero 4. P. Agostino di Montefeltro. 1800-1900. Questa è la sua cella, era. In quegli anni. Qui c'era la biblioteca invece. Perché mi sento appesantito adesso? Boh. Mi sento pesante. La miretta, spingi. Buio completo. Vai, un po' tirato la pancia. C'è qualcuno? Se c'è sei. Puoi per favore fare un rumore o qualsiasi. Abbiamo spento le luci. Siamo completamente al buio. Il porto di strumento. Dai, fatti vedere. In qualche modo. Porca puttana! Cos'era? Porca puttana! Che cazzo era? Chi c'è? Ma dov'era? C'è qua. Era un calcinaccio! Ma qualcuno ha preso e poi sul calcinaccio, boh. Piano. Era vicinissimo. Era qua, quella a fondo. Era qui nel, da queste parti. Ma quella bella cornicione. Bellissimo. Però. Sì, bello, va. Sei qui? Oh, vedi a vedere? Vendetta. Sai che le scritte è successo qualcosa? Qui ci deve essere successo qualcosa, sì. Per forza. Guardate le incisioni. Queste non sono fatte da un vandalo, eh. Questo è qualcuno che è venuto qui e ha inciso queste ossa. Qui la parola vendetta. Che si se levi la luce si vede un po'. Si intravede qualche scritto, ma non si capisce. C'è tutte queste candele cosparse. Sì, è vero, ho visto prima. Cos'è? Cos'era? Questo però non era un calcinaccio. No, questo ecco, non è che ha dovuto cadere qualcosa da per aria? No, non penso. No, de... Il tetto com'è? Ma che è nuovo il tetto? Magari là a fondo. No, bimbi, non era un calcinaccio. Perché guarda, se il calcinaccio... calcinaccio... Era un rumore sordo. Comunque là a fondo c'è la stanza che ti porta alla cella di clausura. Adesso il calcinaccio può essere metallo. Dai! Fatti sentire, avvicinati allo strumento, per favore. Devi aumentare la luce dello strumento, dal verde al rosso. Sappiamo che potresti farlo. Forza. Lo devi fare. Non possiamo sentirvi a meno che non fate un bel rumore o proprio non parlate. Però dovete usare molta energia per manifestarvi. Tanta energia. Sappiamo che questa è una zona tranquilla, quindi siete molto, persone molto tranquille.
Quindi? Siete nelle stanze? Che oggi nel suo prologo abbiamo visto queste cose qua? No. Attaccate ai muri. Aspetta, faccio uno story time. Ah, che fitta la testa. Qui c'è qualcosa. Porca puttana. Alla tempia sinistra è una fitta. Ah. Vedi, guardate. Guardate ragazzi, aspetta che metto lo strumento qui. Vedete? Abbiamo visto queste cose qua attaccate ai muri, che adesso non toccherò. E ho chiesto informazione a una persona che un po' se ne intende, come se fossero dei rituali di strega, insomma dei legami, via, che non so che significato abbiano. E praticamente mi affacciai esattamente a questa finestra qua e vidi un'ombra nelle finestre di fronte, ma non era un'ombra indefinita, nera, che dici vabbè magari è un gioco di luce, era proprio una persona, era qualcuno. E poi andando a vedere non c'era nessuno. E questa è la zona, di solito è la zona di clausura, in fondo là. Boh, stranissimo ragazzi, veramente strano. So cosa ne pensate, ma sono dei resti di qualche rituale, dei legami, non so che cosa. Comunque, se sapete cosa significa, mi raccomando, fatemelo sapere qua sotto nei commenti, perché si prospetta un'indagine molto interessante. Adesso proveremo anche l'Echo Box, il portal, in questa zona qua. È partito. Cosa? L'arancione. L'RF? È vero, guarda! Prima ero lì, non è successo niente, mi sono avvicinata alla finestra ed era partito sul... Mico! Si sta allungando l'RF. Prima è arrivata l'arancione. Sì, niente. Rinchiuse, ci deve essere qualcosa di strano. Ora Franci vi metterà le clip, ci siamo divisi un attimo, vi fa vedere quello che c'è di là e io direi che possiamo anche andare a vedere quello che sta succedendo. Hai detto si è illuminato l'RF? Sì, un pochino. Sì, ero qui, stavo guardando e mi sono avvicchiata. Guarda. Fermo. Un gocciolino. Dove la luce? Come mi sono avvicinata, ha sbarellato. Sei qui? Sei qui con noi? Hanno fatto dei rituali qua? Io qua voglio provare l'Echo Box. Mi sa troppo di che c'è qualcosa di strano. Guarda. Ce l'ho qui. Ce l'hai? Sì, ce l'ho qua. Tanto, lo metto qui. L'infrarosso te. Sì. Cazzo, piglia fo. No, ustione. Ma no, so, tanto quanto ci sto. Passo la metto là. Perché? Non so me. Ok. È una striscia sola. Che va così? Là c'è tremolino. Alza. Bassa leggermente il gain. No, perfetto. Ora sì. No. Aspetta che fanno la batteria. O uso le sale che non si spinge. Vai, lascia vedere. Non si spinge. Allora ragazzi, abbiamo ucciso il portal e siamo praticamente nelle stanze di clausura dove ci sono tutti questi segni particolari. Lorenzo? Come ti chiami? Ci puoi dire il tuo nome? Qual è il tuo nome da frate? Di notte? Ci sono più persone che parlano una sull'altra. Sono due voci diverse. In quanti siete qui con noi? 5, 8. In tre e poi hai detto ciao. Ciao a te.
Ciao, come ti chiami? Dietro? Hai entrato qualcosa? Dietro? Ah sì, dove ha detto dietro? Dentro! Ha detto dentro! Ha sentito? Ho i brividi! È appena suonato! Chi è entrato dentro la stanza? Io! Stronzo ha detto! Non offendere per favore! Non sappiamo chi sei, quindi cerchiamo di portare il rispetto! Dimmi chi sei! Qual è il tuo nome? Chi è entrato in questa stanza adesso? Alla porta! Ha detto alla porta, porca puttana! L'ho detto io! Scusa, prendi lo strumento, tieni. Dammi la ref. No, uno va tenuto lì. Ah, tienilo lì. No, Franci, mettilo alla porta. No, stiamo su. Chi è entrato adesso? Chi è alla porta? Vogliamo parlare con le presenze che sono legate a questo luogo, per favore. Non con gli altri. Solo legate a questo luogo. Sapete cosa hanno fatto qua dentro? Cosa sono quei cosi lì, appesi al muro? Sapete il significato? Ascoltami. Allora, secondo me sono due persone che stanno parlando, ma parlo anche di loro. Perché ho sentito dire tipo lei che qualsiasi cosa parlava e poi lui ascoltami e ha detto qualcos'altro. Puoi dirci qualcosa riguardo questo luogo? Sapete se ci hanno fatto dei rituali? No. Ingresso o inferno ha detto? Hanno fatto dei rituali in questo convento? Vieni giù, vieni. No, non ha detto vieni. Ma cosa, non ha detto. Mi puoi dire come ti chiami, per favore? Ti piace questa cosa che c'ho in mano? Certo, ha detto. Ha detto che sì, quindi. Ti piace questo crocifisso che c'ho? Ficco, picco, cosa ha detto? Perché ho detto che sono